riassunto del capitolo settimo e il capitolo ottavo dei Promessi Sposi, La notte degli imbrogli. Riassumiamo solamente il capitolo settimo perché è un capitolo di raccordo. Comunque, anche in questo capitolo di raccordo avvengono delle cose importanti. Ad esempio, ricordate come è terminato il sesto? Il sesto è terminato quando padre Cristoforo praticamente stava ritornando alla casa di Lucia e di Renzo. Intanto, soprattutto Renzo e Agnese avevano progettato il matrimonio clandestino. E soprattutto Agnese chiede a Lucia di stare zitta, di non dire niente al frate. E quindi frate Cristoforo entra dentro in casa, spiega nella casa di Lucia, di Agnese, dove è presente comunque anche Renzo, spiega che la sua missione non è andata a compimento. Insomma, Don Rodrigo non si è convinto, ecco, a parole, a recedere dai suoi propositi, no? E del resto l'avevano già intuito tutti quanti, no? E Lucia è quasi tentata di dire, ma insomma, perché vuole dire la verità come stanno le cose, ma non lo dice. E allora, dal momento che deve anche ritornare in fretta al convento, perché poi, insomma, la regola impone questo, che entro il tramonto i frati siano dentro le mura del convento, dice semplicemente questa cosa però: ho un filo della provvidenza. Cos'è? Qual è il filo della provvidenza? È il vecchio servitore. E quindi ho bisogno che tu, Renzo, domani venga da me perché ho delle informazioni da darti. Cioè, il vecchio servitore avrebbe dato le informazioni a Fra Cristoforo, come aveva promesso. Vi ricordate quello che aveva quasi spiato, insomma, il colloquio fra Don Rodrigo e Fra Cristoforo. E poi Fra Cristoforo le avrebbe date a Renzo. E mi raccomando, Renzo, presentati da me in convento domani per questa cosa. Sì, va bene, d'accordo. E lascia proprio i nostri con l'idea che bisogna confidare in Dio. Ecco, l'idea che esprime Fra Cristoforo è la seguente. Andato via Fra Cristoforo, però, Renzo dice, io non vado domani da Fra Cristoforo, no? Perché altrimenti lui capirebbe subito che gli nascondo qualcosa, cioè che gli nascondo la questione del matrimonio clandestino, eccetera. Come possiamo fare allora? Dobbiamo cercare qualcuno che vada al convento al posto mio domani. Allora viene in mente ad Agnese che c'è un ragazzino sveglio che si chiama Menico, no? Cosa faceva Menico? Passava quasi tutto il giorno a giocare al rimbalzello, cioè a tirare praticamente il sasso sulla superficie del lago, no? E vedere quante volte riusciva a farlo rimbalzare. Insomma, i giovani certe volte sono così, no? Giocano tutto il giorno e perdono tempo tutto il giorno. Però, insomma, è un tipo sveglio comunque, no? E quindi quando gli danno questa ambasciata, lo dicono anche i genitori, volevo dire questo incarico, lo dicono i genitori, sono tutti d'accordo, daranno un po' di soldi, eccetera. E Menico andrà appunto da Fra Cristoforo. Ecco, ovviamente la mattina seguente, che cosa succede il giorno seguente? Renzo è di nuovo in casa delle due donne per preparare la grande operazione della sera, però succede qualcosa di strano. Succede che al mattino continuano a bussare alla porta dei mendicanti. Però sono mendicanti un po' particolari, perché tu lo vedi subito quando è un mendicante, un pezzente, insomma. E quando invece uno è un travestito, un mendicante travestito. Cioè, si capiva sia dalla loro corporatura, piuttosto imponente, sia dai loro modi di fare, che non erano mica tanto dei mendicanti questi, no? E quindi rimangono poi sospetto, le donne soprattutto. Verso mezzogiorno arriva un pellegrino, no? C'è uno che si presenta col bastone, con tutti i segni tipici di uno che va a fare un pellegrinaggio, ma anche questo si capiva proprio lontano un miglio che non era un pellegrino. E questo qui risulta ancora più invadente degli altri, avevano solamente sbirciato un po' in casa. Questo addirittura entra in casa, senza che Lucia Agnese glielo permettano. Addirittura entra dentro, no? E Lucia Agnese dice, ma dove vai? No? Ah sì, scusate, sono venuto qua per chiedere la carità, eccetera, eccetera, no? Insomma, ma ripeto, no? Si capiva lontano un miglio che non era. Ora, a questo punto, noi dobbiamo chiederci chi è questo, chi sono questi finti mendicanti, chi è questo finto pellegrino, eccetera. Ebbene, si tratta del Griso, il finto pellegrino è il Griso, e i finti mendicanti sono i suoi scagnozzi, quindi sono i bravi. Che cosa stanno facendo? Stanno organizzando
il rapimento di Lucia, di Agnese, ma soprattutto di Lucia, no? Cioè hanno intenzione quella sera lì, quella notte là, di rapire Lucia, di rapire e portarla via, portarla al palazzo di Don Rodrigo, no? E infatti questa è la notte fra il 10 e l'11 di novembre, è la notte degli imbrogli, quella che appunto adesso andremo a leggere nel capitolo seguente, quindi nel capitolo ottavo. Quindi un'altra, l'ultima cosa che succede nel capitolo settimo, molto importante, molto significativa, è che Renzo va all'osteria, ormai la sera si sta avvicinando, e Renzo va all'osteria insieme con Tonio e Gervaso, come aveva fatto la sera precedente. Ma questa volta nell'osteria ci sono dei personaggi un po' strani, soprattutto all'ingresso dell'osteria c'è un bravo, quindi uno scagnozzo, insomma, di Don Rodrigo, che quasi quasi non fa passare Renzo, no? E Renzo fa fatica a entrare. E a questo punto Renzo chiede all'oste: ma chi sono questi avventori, questi clienti un po' strani? Allora sapete cosa dice l'oste? L'oste dice: sono delle persone che pagano, quindi sono dei galantuomini. Questo è il primo oste che noi incontriamo nel romanzo, quello della fine del settimo capitolo. È una persona molto gretta e meschina, perché a Renzo non dice niente di questi avventori, di questi clienti, no? Dice solo che sono dei galantuomini perché pagano. In realtà lui sapeva benissimo chi erano. Erano gli scagnozzi di Don Rodrigo, quindi non erano per niente dei galantuomini. Dal nostro punto di vista non sono dei galantuomini, se sono dei delinquenti, dei ladri, eccetera. Ma dal punto di vista dell'oste sì, perché è gente che paga. Quando poi questi bravi scagnozzi chiedono all'oste chi sono quei due là, quei tre là, insomma, allora l'oste dice praticamente tutto a loro, cioè a parte il nome, no? Per il resto dice tutto quanto, no? Cioè chi sono Renzo, chi è Tonio, Gervaso, eccetera, eccetera. Questa è la dimostrazione che certe volte ci sono delle persone che badano più al soldo, al denaro, come questo oste qua, no? Che non appunto al valore della gente, al valore delle persone, no? Che andavano avanti. Comunque, sta di fatto che cala la sera e quindi succede questo. Abbiamo una situazione abbastanza complessa. I bravi sono lì, ma vanno in un casolare che è vicino alla casa di Lucia e di Agnese per fare il rapimento di Lucia e di Agnese. Invece, Lucia e Agnese vanno fuori di casa. È perché sono d'accordo di trovarsi insieme a Renzo, Tonio Gervaso devono fare insomma, i testimoni, di andare alla canonica, quindi nella casa di Don Abbondio, per sorprenderlo e fare il matrimonio clandestino davanti a lui, matrimonio a sorpresa, per cui di fronte al fatto compiuto poi il prete non può farci più niente, diciamo così, no? Ecco, quindi avete capito la situazione. Adesso arriviamo quindi all'inizio dell'ottavo capitolo. Carneade, chi era costui? Cioè, il nostro Don Abbondio sta leggendo, ecco, andate bravissimi, all'inizio dell'ottavo capitolo. Il nostro Don Abbondio sta leggendo un libro. Su questo libro si parla di alcuni filosofi, sono dei filosofi greci, che fanno una specie di ambasciata di filosofia a Roma, cioè cercano di portare a Roma anche la filosofia, e uno di questi, un platonico, insomma, dell'Accademia di Platone, si chiama Carneade. Lui si ferma un attimo a chiedersi: ma chi è questo tale Carneade? Tanto il povero uomo era lontano da prevedere che burrasca gli si addensasse sul capo. Don Abbondio era ben lontano dall'immaginare che sarebbero arrivati in camera sua a fare il matrimonio. Proprio quel matrimonio che lui non voleva assolutamente fare. Cioè, stava leggendo un libro che gli aveva prestato un prete suo vicino. Arrivano Tonio e Gervaso e dicono a Perpetua: noi adesso abbiamo le 25 berlinghe, cioè i soldi che dobbiamo restituire a Don Abbondio. Ah sì, scusate, questo forse non avevamo parlato. Cioè, Tonio aveva un debito con Don Abbondio di 25 berlinghe, 25 lire, eccetera. Ora Renzo gli dice: se tu farai il mio testimone, io ti do i soldi da restituire a Don Abbondio. Effettivamente gli dà questi soldi.
Questa è la scusa attraverso la quale Tonio e Gervaso possono salire su nella canonica di Don Abbondio e quindi sorprendere Don Abbondio, dietro di loro poi, un po' nascosti, Renzo e Lucia. E ho queste 25 berlinghe stasera e poi non so se domani ce le avrò ancora, magari le andrò a spendere. Diteglielo al don, diciamo, al prete, no? Che adesso posso restituirli perché ce li ho, insomma. E domani chi lo sa, chissà. Ecco, Perpetua va quindi da Don Abbondio, spiega questa cosa a Don Abbondio. Certo, è un'ora un po', come dire, un'ora un po' avanzata. Siamo ormai già all'inizio della notte. Però Don Abbondio dice, cavoli, se adesso ha questi soldi, prendiamoli, insomma, no? Anche questo dimostrazione, insomma, dell'attaccamento al soldo di Don Abbondio. Questi borghesi, abbiamo visto l'oste nel capitolo precedente, e Don Abbondio in questo capitolo non fanno una bella figura nel romanzo. Tornando giù, Perpetua viene fermata da Agnese, no? Che si trova lì per caso, in realtà non è lì per caso, per niente, è tutto ben congegnato. Deve cercare di distrarre Perpetua, di allontanarla il più possibile da Don Abbondio, in modo tale che poi Tonio Gervaso e soprattutto Renzo e Lucia possono fare quello che, insomma, quello che devono fare. Sai, sono andata in un paese vicino e mi hanno detto che non è vero che sei stata tu a lasciare i tuoi fidanzati a suo tempo, ma che sono stati loro a lasciarti. E l'ha detto una tipa, una signora, una donna. La bugiarda, la bugiardona. Cioè, Perpetua dice, ma che cose vanno dicendo in giro? Ma ecco, Perpetua è zitella, non è sposata, no? Ma dice, non è che sono stata lasciata io dagli altri, sono stata io a lasciare gli altri, no? Ecco, quindi, sono stata io a lasciare i miei corteggiatori. Oh, la bugiarda, la bugiardona, chi è costei? Non me lo domandate che non mi piace metter male. Me lo direte. Oh, la bugiarda. Ehi, Tonio, accostate l'uscio e salite pure che vengo. Tonio, di dentro, rispose di sì. Perpetua continua la sua narrazione appassionata. Allora, che cosa succede? Succede che Tonio effettivamente sale su e quindi dà dei soldi a queste 25 lire, insomma, a Don Abbondio, però dice, visto che avete avuto così la preoccupazione di mettere per iscritto che Tonio mi doveva 25 berlinghe sul vostro libro nero, eccetera, adesso per favore mi cancellate da questo libro e mi scrivete anche una ricevuta. Ecco, questo è proprio il momento in cui devono approfittare della distrazione momentanea di Don Abbondio per fare entrare Renzo Lucia. C'è un segnale, insomma, che danno ai due promessi sposi, pertanto i due promessi sposi che sono nascosti, no? Dove ci sono le scale, possono salire ed entrare anche loro nella camera dove si trova Don Abbondio. In un attimo la scena cambia in questo modo. C'erano Tonio e Gervaso davanti a Don Abbondio. Tonio e Gervaso si fanno di lato per un attimo e quindi compaiono Renzo e Lucia. Renzo dice, signor curato, questa è mia moglie. E Lucia sta dicendo, signor curato, questo, non fa in tempo a finire la frase, questo è mio marito. Ecco, bastava che terminasse questa frase, perché effettivamente il matrimonio ormai poteva considerarsi già fatto. Ma Don Abbondio, che è un sessantenne un po' goffo e lento, quando si tratta della propria vita, perché ha paura, no, di quello che, della minaccia, vi ricordate, dei bravi, beh, allora le sue forze si moltiplicano. E allora c'era su questa scrivania una specie di tovaglia che stava sotto tutto quanto, tutte le scartoffie, insomma, che aveva Don Abbondio. Don Abbondio prende questa tovaglia, la sbatte in faccia a Lucia in modo quasi da soffocarla, no? E scappa lesto, rapidissimo, nella camera di fianco, capite? Nella stanza vicina. Intanto inizia a urlare, chiama a gran voce Perpetua, Perpetua, no?
ma Perpetua è lontana, perché Agnese, furbescamente, è riuscita ad allontanarla il più possibile dalla canonica. Che cosa succede però? Che Don Abbondio urla tanto e prima di sentirlo Perpetua, però, il primo a sentire Don Abbondio è Ambrogio, che è il sagrestano, praticamente, no? E che ha la casa proprio di fronte alla canonica. E dice: cos'è successo, no? Perché Don Abbondio sta urlando disperatamente, si è chiuso nella stanza perché ovviamente non vuole essere raggiunto da Lucia Agnese, scusate, da Lucia Renzo, Antonio e Gervasio. E quindi istintivamente la prima cosa che può fare un campanaro come lui è quella di suonare le campane. Pertanto suona le campane e in questo modo risveglia tutto il paese, tutti quanti accorrono nella piazza del paese, al centro del paese, per capire qual è il pericolo. Allora, le campane rappresentavano anche questo, cioè la possibilità di segnalare un pericolo improvviso, no? Che stava avvenendo. Se c'era la grandine o se c'erano i ladri, magari sono i ladri. La maggior parte della gente pensa che magari siano i ladri. Quando arriva in piazza, no? Dicono: magari sono dei ladri. Il prete ha ululato così tanto perché ci sono dei ladri in casa sua. In mezzo a questo serra-serra non possiamo lasciarci di fermarci un momento a fare una riflessione. Ecco, come sappiamo, il narratore onnisciente spesso si ferma per dire: ma come stanno qui le cose? In realtà Renzo e Lucia, in un certo senso, hanno fatto violazione della proprietà altrui, cioè sono entrati dentro la casa di un altro, cioè di Don Abbondio, senza che lui permettesse di fare questo, di notte oltretutto, no? Quindi a stare a guardare le leggi, loro sarebbero fuori dalla legge, mentre Don Abbondio è pienamente nella legge, perché era nella sua casa, nella sua proprietà, ed è assalito da altre persone in un certo senso. Ma a stare a vedere come stanno davvero le cose, l'ingiustizia l'hanno patita loro, l'hanno patita Renzo e Lucia. Ecco come stanno le cose spesso nella vita. Quindi Renzo ha tutta l'apparenza di un oppressore, in realtà invece lui è l'oppresso. È il contrario, Don Abbondio, che sembra la vittima, è in realtà è lui che fa un sopruso, che fa un abuso. Così va spesso il mondo, voglio dire, così andava nel secolo XVII. Ecco, questi puntini di sospensione sono molto ironici, perché non è vero che le cose vanno male solo nel secolo XVII. In realtà vanno male anche oggi, no? È un po', questi puntini di sospensione vogliono farci riflettere anche su quello che spesso accade di ingiusto nella storia. Che cosa hanno fatto i bravi che erano nell'osteria, invece? Hanno raggiunto i loro compagni dove sono al casolare, no? Andarono deviato al casolare dove c'era il griso. Dopodiché il griso e tutti gli altri entrano nella casa di Lucia e di Agnese, quindi di soppiatto, cercando di non fare caos, ma si accorgono che Lucia e Agnese non ci sono, non c'è nessuno. C'erano andati in questa casa per rapire Lucia, ma Lucia non c'è. Invece succede una cosa abbastanza strana. Arriva trafelato un ragazzino che è Menico, che proviene dal convento di Pescarenico, ed è fermato, bloccato dai due bravi che si trovano vicino alla porta di Lucia Agnese, che stanno a controllare, no, che nessuno venga a disturbare il loro sequestro, il loro rapimento, no? E quindi questi abbrancano Menico con forza e dicono: cosa sei venuto qua a fare, no? E quindi il medico potrebbe passare anche 5 brutti minuti, ma combinazione, proprio mentre questi bravi hanno catturato Menico e gli altri sono saliti su dove c'è la camera da letto e hanno visto che il letto è vuoto, proprio in quel mentre suonano le campane. E allora sapete cosa succede? Che i bravi pensano che le campane stiano suonando per loro e quindi iniziano a scappare un po' disordinatamente. Menico ne approfitta per sgusciare dalle grinfie di questi due bravi che l'avevano catturato. Chi è in difetto è in sospetto, dice il proverbio milanese. Ecco, loro sono in difetto, cioè stanno tentando, almeno erano entrati lì per rapire una donna, e quindi sospettano che siano stati scoperti e che per questo motivo stiano suonando le campane a distesa. Corrono alla casa dove era il grosso della compagnia. Gli altri due che avevano afferrato Menico,
corrono dove ci sono gli altri bravi. Poi gli altri bravi escono intanto e si disperdono. Se non ci fosse stato il Griso a radunarli un po', in maniera un po' faticosa, chissà che fine avrebbero fatto, no? Questi rischiavano di sbandarsi. Nel frattempo, Perpetua, anche lei, viene a sentire questo chiasso. Agnese cerca disperatamente di continuare a trattenerla, ma Perpetua a questo punto ha capito forse di essere stata imbrogliata e quindi la lascia via, la lascia in mano modo, lascia Agnese in mano modo. E così Perpetua va dal curato, va ad aiutare il curato che sta urlando e che ha chiesto aiuto, eccetera, eccetera. Mentre Agnese si ricongiunge con Renzo e con Lucia. Tonio e Gervaso vanno a casa loro. Ormai la situazione è la notte degli imbrogli, dicevamo. Quindi la situazione è caotica. Questa volta Agnese non riesce a trattenere, dicevamo, Perpetua. Ecco, la gente del paese che accorre in piazza formula delle ipotesi. Si dirige verso la casa di Don Abbondio, sotto suggerimento del campanaro e sagrestano Ambrogio. Però che dice, guardate, no, c'erano solo dei ladri e sono scappati, ecco. In questo modo più o meno tengono buona la gente del paese. Poi vanno verso la casa di Agnese perché qualcuno ha visto effettivamente degli individui loschi che si aggiravano intorno alla casa di Agnese. Nel frattempo i bravi, abbiamo detto, si sono ritirati. E quindi la gente del paese non ha capito tutto quello che è successo. E quindi interpreta in questo modo, che effettivamente ci siano stati dei ladri, che sono andati sia da Don Abbondio, magari sia in casa di Lucia. In realtà abbiamo visto, noi sappiamo, solo noi lettori sappiamo le cose. In questo modo facciamo il primo incontro con le idee della folla. Ecco, questo poi lo rivedremo in modo ancora più esplicito nel capitolo 13, ad esempio, dei Promessi Sposi, quando vedremo il tumulto e leggeremo del tumulto di San Martino. La folla spesso travisa, si lascia trasportare quindi dalle idee prevalenti, insomma, che spesso non sono quelle vere, quelle giuste, no? Come dimostrato in questo capitolo. Il lettore sa più della gente del paese, sa che non sono stati dei ladri a penetrare nella canonica, e non c'è collegamento fra l'irruzione nella casa del curato e quella di Lucia e Agnese, e che le donne adesso non sono affatto a casa, perché la gente poi vede che la casa di Lucia non è più illuminata e tranquilla, e la gente è convinta che Lucia e Agnese siano a dormire senza problemi. Non so se avete capito un po' tutta la faccenda, che è una faccenda imbrogliata, perché questa, dicevamo, è la notte degli imbrogli. Comunque, per farla breve, succede che Renzo, Lucia e Agnese pensano di andare a casa di Lucia, dopo il matrimonio, di ritornare nelle loro case. Però succede che mentre stanno facendo questo, incontrano Menico, che sta scappando trafelato, abbiamo spiegato infatti che è sgusciato via dalle braccia dei suoi assalitori, insomma dei bravi, e Menico dice loro, guardate, Fra Cristoforo mi ha detto questa cosa, che si sta preparando qualcosa, certo che si sta preparando qualcosa, il vecchio servitore è venuto a sapere che, insomma, Don Rodrigo aveva intenzione di fare il rapimento. Don Rodrigo, infatti, non l'abbiamo raccontato, ma nel settimo capitolo è rimasto molto turbato dal colloquio con Fra Cristoforo e dopodiché è andato a Milano a sfogarsi un po', no? Come era solito fare lui. Lui era un nobile, poteva permettersi di andare da certe donnette e in questo modo sfogarsi un pochettino. Dopodiché era ritornato tutto sconvolto, diciamo così. Quindi aveva progettato il rapimento di Lucia. Ha chiamato il Griso, gli aveva dato questo incarico, e allora il Griso gli ha detto lasci fare a me, ci penso io. Ha progettato, dicevamo, il rapimento di Lucia e di Agnese, tutto quello che abbiamo visto prima, cioè mandare appunto il Griso, i bravi, eccetera, a rapire Lucia. Questa cosa il vecchio servitore è venuto a saperla. Quindi è andato con grande premura al convento di Pescarenico da Fra Cristoforo, e Fra Cristoforo poi si è trovato Menico invece di Renzo, e l'ha detto a Menico di dire, insomma, a quella gente di non stare in casa, perché altrimenti sarebbero arrivati i bravi a rapire Lucia. Menico incontra effettivamente Lucia Agnese e anche Renzo lungo la strada, ma durante quella notte, la notte appunto degli imbrogli, a questo punto Lucia Agnese non possono più ritornare in casa loro, visto che sanno
che c'è questa minaccia, la minaccia dei bravi. E quindi decidono di andare appunto a Pescarenico, cioè di andare dal convento dei frati, dall'unico insomma che li può aiutare. A questo punto, scusate, andiamo alla riga 360. Cosa dice Agnese mentre in mezzo ai campi, insomma, si stanno dirigendo verso il convento di Fra Cristoforo? E la casa, come dire, adesso chi ci pensa alla casa? Lei è tutta preoccupata di questa cosa, ma gli altri due gli fanno capire che evidentemente ci deve pensare la provvidenza, no? Che loro adesso non possono ritornare in quella casa, non devono neanche pensarci adesso, però c'è un attimo come di afflizione e di grande preoccupazione da parte di Agnese. Si dirigono pertanto al convento, dove però incontrano frate Fazio, una specie di frate sagrestano, che era un frate laico, ecco, perché all'interno del convento c'erano dei frati religiosi, insomma, e anche dei frati laici. Questo tale frate Fazio, quando vede un uomo, che è Renzo, e due donne, che sono Lucia e Agnese, dice: alt, fermi, la regola vuole che dopo il tramonto, e comunque in generale nel convento, non possano entrare delle donne. E quindi ferma, in particolar modo, Lucia e Agnese. Interviene Fra Cristoforo, il quale dice al frate, e qui siamo intorno alla riga 375, lo vedete, sottolineatelo, dice: omnia munda mundis. Voi che studiate il latino, sapete cosa vuol dire omnia munda mundis? Tutte le cose sono pure per i puri, per quelli che sono puri. Si tratta di una frase detta a proposito, come a dire quindi, non stiamo a badare alla regola adesso, che la regola dice di non far entrare le donne, certamente, di notte, per carità, però adesso ci sono delle persone che hanno bisogno del nostro aiuto e noi le facciamo entrare dentro il convento per aiutarle, non certamente perché vogliamo andare a donne, no? Capite quello che vuol dire Fra Cristoforo a frate Fazio? Quando frate Fazio sente questa parola, non sa che cosa ha detto Fra Cristoforo, perché non conosce il latino, ma è ben diverso il latino usato da Fra Cristoforo rispetto al latinorum che abbiamo visto usato da Don Abbondio o dalla Zecca Garbugli. Lì il latinorum, l'abbiamo detto anche nella interrogazione, è usato per ingannare la gente che non conosce la cultura. Qui invece lui lo dice sinceramente, perché sa quello che sta dicendo, perché vuole appunto aiutare questa gente, perché questa è la cosa che gli interessa di più. Vabbè, sta di fatto che Fra Cristoforo fa entrare Lucia Agnese e dice: qua la situazione è davvero difficile, complicata, e la prima cosa che comunque chiede loro di fare è di pregare. Quindi dice di entrare nella cappella, insomma nella chiesetta del convento, e chiede loro di pregare anche per, attenzione, anche per quello lì, cioè di pregare anche per l'anima di Don Rodrigo, non solo per il loro futuro, ma anche per l'anima di Don Rodrigo. Così dicendo, si inginocchiò nel mezzo della chiesa, tutti fecero lo stesso. Dopo che ebbero pregato alcuni momenti in silenzio, il padre, con voce sommessa ma distinta, articolò queste parole: noi vi preghiamo ancora per quel poveretto che ci ha condotti a questo passo. Quindi preghiamo anche per Don Rodrigo. Noi saremmo indegni della vostra misericordia se non ve la chiedessimo di cuore. Per lui, che ne ha tanto bisogno, chiediamo il perdono per lui, per quel disgraziato, insomma, di Don Rodrigo. Noi nella nostra tribolazione abbiamo questo conforto, che siamo nella strada dove ci avete messo voi, possiamo offrirvi i nostri guai e diventano un guadagno, ma lui è vostro nemico, cioè lui si è messo contro la volontà di Dio. O disgraziato, ecco, infatti ricordavo proprio questo termine, è il termine che dice Fra Cristoforo nel senso etimologico proprio del termine. Lui è caduto in disgrazia, non lo sa, ma è in disgrazia, capite? Qual è il problema? Ecco perché lo chiama disgraziato. Compete con voi, cioè sta gareggiando, sta lottando, sta contrastando il piano di Dio, il piano della provvidenza. Abbiate pietà di lui, o Signore, toccategli il cuore, rendetelo vostro amico, concedetegli tutti i beni che noi possiamo desiderare a noi stessi. È bellissima questa preghiera, insomma, che fa Fra Cristoforo e che chiede anche a Renzo, non di fare, non solo a Lucia Agnese, proprio per Don Rodrigo. Dopodiché spiega loro, anzi l'ha spiegato prima, che ha un piano. Il piano è quello di lasciarli scappare, fuggire dalle chiese,
andare via, insomma, da quella zona, da quella regione dove evidentemente Don Rodrigo ha le sue mire su Lucia e non ha nessuna intenzione di recedere dai suoi propositi. E quindi ho pensato per voi una cosa di questo genere. Voi donne andrete a Monza, dove c'è il padre guardiano del convento di Monza che saprà trovarvi una sistemazione. Mentre invece tu, Renzo, andrai a Milano, dove c'è un altro padre guardiano, cioè responsabile di un convento di cappuccini, padre Bonaventura, a cui dovrai consegnare una lettera. Intanto voi affidatevi a un traghettatore e a un barocciaio, quindi uno che vi farà passare il lago, diciamo, vi condurrà sull'altra riva del lago, e a uno invece che ha un piccolo carro che vi condurrà appunto a Monza. E questi lo faranno per San Francesco, anzi la parola d'ordine, no? Per cui faranno queste cose è Francesco, per Francesco, nel senso che non si faranno pagare questi due, perché come vedremo all'inizio del capitolo seguente, lo faranno solo per la salvezza dell'anima loro. Ma l'ultima cosa che vi devo spiegare è come termina l'ottavo capitolo, e questo dobbiamo assolutamente leggerlo insieme. Infatti l'ottavo capitolo termina con i pensieri, addio ai monti, i pensieri che sono nella mente di Lucia e forse anche degli altri due, mentre sono traghettati, condotti quindi dall'altra parte del lago che ormai si sta restringendo, sta diventando fiume. Si tratta di una delle parti più famose probabilmente dei Promessi Sposi, più liriche, quindi più vicine alla poesia se vogliamo, più intense, e quindi leggiamo questo brano che è fondamentale. Addio monti sorgenti dall'acque, quindi monti che sembrate proprio venir fuori, si può dire, dalle acque del lago, che vi innalzate appunto su questo lago, le acque del lago di Como, ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi. E certo, perché Renzo e Lucia Agnese sono nati, cresciuti, hanno sempre vissuto in questa zona. E impresse nella sua mente, invece adesso sono costretti, no? In base anche al consiglio di Fra Cristoforo, ad andare via da questa regione. Non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari, cioè hanno impresso nel loro cuore queste montagne, questi luoghi, esattamente come hanno impresso nel loro cuore il volto delle persone care. Torrenti dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio come branchi di pecore pascenti. Ecco, provate a immaginare la scena, quindi Lucia che rivede la sua terra, il suo paesello, le case sparse, no? E proprio vengono attraverso tutte queste similitudini, quasi umanizzati questi luoghi, no? Perché sono luoghi a cui sono molto legati, anche affettivamente loro. Addio, quanto è tristo il passo di chi cresciuto tra voi se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, adesso sintetizzando, ci sono delle persone che decidono di andare via da queste zone, da queste regioni, quindi dai nostri conterranei, che hanno deciso di andare a fare fortuna, o sono stati costretti comunque, o indotti dalla situazione economica, a andare a cercare fortuna in pianura, nel Milanese, ad esempio. Quando loro vanno via dai loro luoghi natii, lo fanno con grande nostalgia, con grande tristezza, però comunque è una scelta loro, ce l'hanno scelto loro, hanno una scelta di vita loro. Provate a immaginare come può sentirsi invece chi è stato costretto a lasciare questi posti che non avrebbe mai lasciato, chi ha sempre concepito la sua vita in queste zone, in queste regioni, chi ha pensato di sposarsi, chi ascoltava i passi dell'innamorato. E qui è Lucia, no, che sta parlando di se stessa, di quello che lei provava, e dei progetti insomma che loro avevano, di vivere nella loro casetta senza che nessuno appunto li intralciasse. E poi invece la realtà ha voluto che le cose non andassero secondo i loro piani, secondo i loro progetti. Chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo, lo avete capito? È appunto Lucia, ad esempio, no? Ecco, addio casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, alla riga 465, è la casa di Renzo, nella quale appunto Lucia sarebbe andata per coronare insomma il suo amore.
Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Termina questo brano dell'addio ai monti comunque con una certezza, cioè che chi dà la felicità all'uomo, quindi Dio nella visione cristiana di Lucia e anche del narratore ovviamente, è per tutto, è comunque sempre presente. E quindi se per caso adesso turba la gioia dei suoi figli, cioè da loro un motivo di apprensione, di preoccupazione, eccetera, non lo fa se non per prepararne loro una gioia, quindi più certa e più grande. E quindi è una specie quasi di promessa, che certamente adesso è un momento di tormento, è un momento di distacco molto doloroso, abbiamo detto, appunto, dai monti, ad esempio, in cui hanno sempre vissuto questi, i nostri personaggi, i nostri protagonisti, ma poi ci sarà comunque la possibilità, Dio non potrà lasciarli soli e quindi ci sarà una gioia, una letizia ancora più certa e più grande di quella che loro hanno immaginato prima, progettando la loro vita in quel modo. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia e poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda. E quindi poi, come vedremo, arrivano insomma in questa riva destra dell'Adda, ormai quindi il lago, dicevamo, si è ristretto e ritornato ad essere fiume, e comincia il viaggio dei nostri due, cominciano delle avventure completamente diverse. È finito il romanzo del paesello, cioè i primi 8 capitoli si sono svolti tutti quanti in un luogo preciso. Abbiamo trovato i nostri protagonisti, ad esempio Renzo e Lucia, uniti in questi primi 8 capitoli. Poi, da adesso in poi, li vedremo divisi, dovranno prendere strade diverse, no? Abbiamo detto che Lucia andrà a Monza mentre Renzo andrà a Milano, e li ritroveremo uniti solamente verso la fine del romanzo, quindi come vedremo poi le vicende adesso da questo capitolo in poi andranno mano a mano a seguire insomma quello che accade a Lucia e quello che accade a Renzo, poiché il nostro narratore onnisciente deve non può più parlare contemporaneamente di quello che avviene a loro due, ma deve seguire volta per volta uno dei due protagonisti. I due protagonisti addirittura si troveranno in uno degli ultimissimi capitoli del romanzo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.